Ok. Allora, come ben sapete, il tema di quest'anno è come il computer e l'informatica ha influito sulla scrittura e la fruizione di musica e testi. Per capire un poco meglio come questo è accaduto, dobbiamo un attimo ricostruire la storia di queste tecnologie, perché dire sintesi digitale, parlando nello specifico del suono, detto un po' tutto e un po' niente, perché in realtà di tecniche di sintesi digitali ce ne sono varie, però in questo incontro ci teniamo io e l'ospite che entrerà dopo, il professore Alberto Giordano, ci teniamo molto a spiegarvi una differenza fondamentale, che è quella tra la programmazione in tempo differito del suono e il tempo reale. Io vi ho preparato un video con diciamo gli albori della computer music, perché i computer che erano diciamo dotati di altoparlante per generare il messaggio di fine programma, sono poi stati programmati per produrre musica. E in questo video vedremo un attimo quelle che sono i primissimi passi della computer music. This is music with a strictly electronic beat. The music of the future? Allora, cosa abbiamo visto soprattutto nell'ultima scena? Un computer programmato per fare musica, piazzato su un palco e senza neanche il bisogno di un operatore per suonarlo. Questo è un esempio, diciamo, lampante di tempo differito, che era l'unica tecnologia possibile fino a quando un fisico italiano non si è preso a cuore la questione e ha inventato il tempo, la modulazione del suono in tempo reale in ambiente digitale. Questo diciamo era un po' l'introduzione per quello che è il vero argomento di oggi, che ci tengo a lasciare quanto più spazio possibile ad Alberto, perché noi un po' in questa situazione ci conosciamo già, mentre Alberto è un ricercatore che si è preso la briga di incontrare Peppino Di Giugno, storicizzare quella che è stata la sua avventura, non l'ha fatto ancora nessuno. Quindi è importante il materiale che ci mostrerà, perché non sono cose che troverete su internet, non sono cose, forse dopo caricheranno questo filmato, però diciamo non però sono cose diciamo inedite che presenta per la prima volta in anteprima a questo evento. Ci tengo a presentare adesso, lasciare lo scettro sì. Ad Alberto. Grazie. Allora, cambiamo. Si abbassiamo un poco. Abbiamo lui un attimo. Scusami, prof. Vai, abbassati il volume. Allora, buonasera. Come ha detto Valeria, io mi occuperò di Peppino Di Giugno, tra Napoli e Parigi, perché poi lui ha fatto anche altre cose, altrimenti sarebbe un intervento lunghissimo. E come vedete dal titolo, parlerò della storia dell'evoluzione della tecnologia digitale per il tempo reale, che è a cavallo tra gli anni 70 e l'80.
Allora, Peppino Di Giugno è lui, ed è stato un fisico, un ricercatore e un inventore. È nato a Bengasi nel 1937. Non vi sto a spiegare quali sono state le vicissitudini per le quali lui è nato a Bengasi. Si laurea nel 1961 in fisica all'Università di Roma e la tesi aveva il titolo di misure con alto potere risolutivo della sezione d'urto per la fotoproduzione di pi greco zero e possibile impiego della tecnica del tempo di volo. Nel 62 entra a far parte di ADA, anello di accumulazione di Frascati. ADA è stato una tappa fondamentale per quanto riguarda la fisica, tant'è vero che la Società Europea di Fisica nel 2013 l'ha dichiarato sito storico. E questo è fondamentale perché sito storico vuol dire che lì è successo qualcosa di veramente importante nel campo della fisica. Infatti, tutto nasce da un'idea di Bruno Tuschek che ha avuto l'intuizione di mettere nell'anello di accumulazione gli elettroni e i positroni, di modo che questi scontrandosi davano, a parità di potenza, davano le particelle subatomiche. Tant'è vero che possiamo vedere che per avere 200 MeV di potenza bastava un diametro di 2 metri, cosa che era ADA, quello aveva il diametro di 2 metri, noi siamo abituati magari a diametri di 27 km, oppure 1500 MeV, con l'idea di Tuschek basta un diametro di 30 metri, mentre invece se fosse stato un acceleratore lineare ci volevano 1500 km. Dal 63 al 75 Di Giugno insegna struttura della materia presso l'Università di Napoli e nel 70 fonda il centro di elettroacustica, stesso nella facoltà. Però questo non era visto di buon occhio dai cattedratici dell'epoca. Nel 71 viene inviato dalla fisica, dal Dipartimento di Fisica alla Syracuse University e lì per caso vede che c'è un manifesto dove annunciava una presentazione di Robert Moog sui suoi sintetizzatori, che lui conosceva perché per caso sentì questo. Si sente solo da... bisogna alzare forse il canale del mixer. No? PC? No, aspetta, facciamo una cosa. Aspetta un attimo, facciamo così. Vediamo un poco, sì. Qua. Riproduzione su speaker. Non l'ha preso, no. Vabbè. Sì, forse perché qua può andare, però poi dopo ci sono delle cose che... Vai, facciamo prima. Vai in presentazione. Questa qua. Sì. Ok. Ora ci clicco qua. Sì. E ora è il mixer che deve essere acceso dal mixer. Aspetta. Esce dall'HDMI e allora dobbiamo metterla all'HDMI. Sì. Aspetta.
Scusa un attimo, proviamo adesso, scusami. Aspetta un attimo. Ok. Sì, a provare? Proviamo. No, abbassiamo dal mixer. Troppo. Dal computer. Proviamo. Va bene. E qui infatti vediamo Peppino Di Giugno con Robert Moog, che spiega un po' tutte le cose che stava facendo, e in quel periodo stava facendo il mini Moog. Tornato a Napoli, come lui stesso dice, la sua fortuna fu il fatto che non sapeva suonare la tastiera, cosa che invece non è vero perché la sa suonare, e inventò quindi un sistema ibrido. Cioè, quello che si faceva manualmente con il sintetizzatore Moog, lui lo faceva con il computer PDP-11, però giustamente in modo programmabile e riproducibile. E qui vediamo Di Giugno alla facoltà di fisica, gli oscillatori. Nel maggio del 71 poi incontra un altro personaggio molto importante che si chiama Antonio De Santis, che è stato uno dei pionieri della musica elettronica a Napoli, ma in Italia. Insieme fondano il gruppo ACEL, Acustica Elettronica, e dove lavora Peppino fino al 75. Qui vediamo la prima affermazione ufficiale, cioè praticamente il concerto che fu fatto al Conservatorio di Napoli il 4 aprile del 73. Questo è l'invito concerto, e qua è Peppino con Di Giugno che armeggiano per fare ascoltare questi suoni che per l'epoca erano avveniristici. Intanto nel novembre del 74, una sera, riceve una telefonata da Luciano Berio. Luciano Berio, per chi non lo sapesse, è stato uno dei più grandi compositori del Novecento, e perché era interessato un poco alle cose che lui stava facendo alla facoltà, e Peppino lo invitò a venire a vedere cosa stava elaborando. E quando arrivò, Luciano Berio diede una serie di note che dovevano essere eseguite e poi permutate secondo una serie di regole. E Peppino Di Giugno, dopo un po', subito fece queste cose. E tanto è vero che Luciano Berio rimase un poco meravigliato e disse che io per fare la stessa cosa ho impiegato un mese. Tanto è vero che poi propose a Peppino di fare un progetto che per l'epoca era folle, cioè un progetto di fare una macchina con 1000 oscillatori per la sintesi additiva. E considerate che gli studi di fonologia comunque ne avevano 10, forse Stoccarda mi sembra che ne aveva qualcuno in più, ma questo era. Quindi 1000 oscillatori era una cosa improponibile per l'epoca. E in più l'invitò a Parigi, all'IRCAM, che stava in quel momento stava in fase di costruzione. Dopo qualche giorno, sia Peppino Di Giugno sia De Santis andarono a Roma da Luciano Berio, e lui gli propose questo progetto, un progetto preliminare per questi famosi 1000 oscillatori, che qua, diciamo, in questo progetto erano previsti 1080 oscillatori, perché in sostanza questo progetto prevedeva la costruzione di una specie di super organo dove c'erano 9 ottave e ogni ottava aveva 120 note. Ma c'era una serie di svantaggi, perché per fare un glissando o un vibrato bisognava accendere e spegnere gli oscillatori in modo opportuno, altrettanto per le ampiezze, non si potevano interconnettere gli oscillatori tra di loro ed era ideato per la sintesi additiva e basta. Questi due sono i progetti preliminari concepiti da Di Giugno, che però, diciamo, non furono realizzati, perché, come mi ha detto lui, in quel periodo, diciamo, non aveva ancora ben chiaro il discorso del digitale, quindi pensava che per ottenere 1000 oscillatori bisognava costruire 1000 oggetti del genere, quindi i costi erano elevatissimi. Una piccola, diciamo, digressione: la situazione degli anni 70 rispetto
al tempo che rispetto al voltage control e computer music abbiamo il tempo reale nel voltage control, mentre invece nella computer music abbiamo il tempo differito. Le possibilità sonore nel voltage control erano limitate, ma nella computer music praticamente illimitate. L'utilizzo era abbastanza semplice nel voltage control, mentre invece la computer music era difficile. Era più facile trasportarla, la voltage control, mentre invece è praticamente impossibile trasportare i computer. I costi erano moderati, mentre invece erano molto grandi nella computer music. E cosa da tenere presente anche che la gestualità, cioè il pubblico che vede il musicista fare, compiere un'azione. Nel voltage control era presente, mentre invece, come abbiamo visto nel filmato anche di Valeria, era praticamente assente nella computer music. Per capire quello che ci voleva per la digitalizzazione dei segnali in tempo reale, e per un secondo di musica bisogna digitalizzare 44.100 numeri per un segnale mono, per un segnale stereo 88.200, un segnale quadrifonico 176.400 numeri. Quindi se dovessimo digitalizzare un suono di pianoforte, avendo come valore medio diciamo, per ogni suono un 25 parziali, e un accordo con 10 suoni si ottengono 250 parziali. E se questo, diciamo, questi accordi vengono suonati con il pedale di risonanza abbassato, questi raddoppiano, quadruplicano. E immaginate cosa bisogna fare per digitalizzare i suoni di un'orchestra. Quindi per ottenere la densità di 1000 sinusoidi indipendenti, quindi equivale a fare ogni un 44.100 millesimo di secondo, 1000 somme, 1000 letture in memoria, 1000 moltiplicazioni. Quindi per un secondo di musica bisogna ripetere queste 3000 operazioni 44.100 volte. Capite che il tempo reale era difficile da ottenere. Quindi, un'altra cosa molto importante, una singola persona non poteva nemmeno controllare tutti questi parametri e quindi per forza di cose occorreva il computer. Nell'aprile 75, intanto, Boulez, che era diciamo, il presidente capo dell'IRCAM, attraverso Luciano Berio, manda Max Matthews da Di Giugno, e qui vediamo la foto con Max Matthews, perché giustamente Boulez si voleva rendere conto se questa persona era in grado di svolgere questa attività, cioè di pensare ad una macchina che potesse fare 1000 oscillatori. Naturalmente Max Matthews rimase molto favorevolmente colpito, tanto da regalargli anche il suo manuale di Music 5. Music 5 era un software per il tempo differito fra i più importanti che sono stati scritti. E qui c'era l'oscillatore digitale punto software. E qui nasce l'idea di Di Giugno, che si è rivelata un'idea vincente, cioè creare un oscillatore digitale hardware. Qui possiamo notare il listato test per verificare se quelle sue idee potevano essere realizzate. Fortunatamente nel 75 nasce, cioè viene commercializzata una memoria RAM da 256 per un bit, e quindi lui riesce a realizzare il primo processore 4A, che non faceva i 1000 oscillatori, però aveva queste caratteristiche, cioè aveva la possibilità di fare 256 oscillatori, cosa anche per l'epoca c'è stato un balzo enorme, da 10 a 256. E questa macchina aveva un'elevata velocità proprio perché era destinata esclusivamente alla computer music, aveva inoltre la possibilità di fare fino a 4 forme d'onda simultaneamente, mentre invece in altri sistemi questo non era possibile, cioè bisognava cambiare l'hardware ogni volta se volevamo cambiare la forma d'onda. E quindi però la cosa importante è che funzionava in tempo reale sia per la generazione che per il controllo dei 256 oscillatori, mentre invece negli altri gli altri ricercatori al massimo riuscirono a fare un oscillatore in tempo reale. Questi 256 oscillatori erano poi ripartiti in 64 oscillatori per ogni canale, e la frequenza, la fase e l'ampiezza erano controllate attraverso il PDP-11,
e si basava su una libreria di macro e di programmi sviluppati proprio da Peppino in Fortran, tant'è vero che si chiamavano, lo chiamò Pepmus, e i parametri quindi potevano essere programmati e salvati in memoria. Qui vediamo invece un'altra cosa che ha fatto Peppino Di Giugno, cioè lui ha per la prima volta coniato il termine di virtual oscillator, cioè oscillatore virtuale. E lui mi ha detto, se avessi tutelato questo termine, a quest'ora avrei avuto soldi senza fine conto. E comunque, diciamo, nel 75, il 15 giugno, si trasferisce a Parigi con questa sua 4A costruita a Napoli. Un attimo qua. Qua praticamente questa è la sezione del Centre Pompidou, dove sotto era costruito... è stato costruito l'IRCAM, e qui i vari studi, questo è l'espace de projection, e lo studio 3 dove fu realizzata la 4X, che è l'ultima delle macchine inventate da Peppino all'IRCAM. Con la 4A fecero varie composizioni, tra queste forse quella un po' più importante è questa di David Wessel, Anthony, di cui faccio sentire un piccolo estratto. Nel 77, naturalmente quando va all'IRCAM, Peppino Di Giugno ha un'accelerazione notevole nell'invenzione delle sue macchine, anche perché c'era il Ministero della Cultura francese che sovvenzionava queste ricerche. Nel 77, infatti, costruisce insieme con Hal Halas la 4B, anche perché in quell'epoca era diventata di moda appunto la FM, la sintesi FM, realizzata appunto da John Chowning. Questa 4B aveva circa 160 circuiti integrati e, a differenza della 4A, era inserita su un'unica scheda di 8x10 pollici e mezzo ed era interfacciata con il microcomputer LSI11, che giustamente ne controllava i parametri e il cui sistema operativo era inserito su floppy disk. Aveva 64 oscillatori per ogni uscita, con un sampling rate a 32 kHz e si potevano interconnettere tutti gli oscillatori in modo da ottenere 32 oscillatori FM. Aveva 128 generatori di sviluppo e 4 canali di uscita. Però, poco dopo, quindi nel maggio del 78, lui costruisce la 4C, cioè un processore più sofisticato, anche perché diciamo, c'erano vari compositori che volevano che queste macchine potessero avessero l'opportunità di prelevare i suoni dalla realtà. E quindi la 4C è stato proprio il primo tentativo di fare non solo la sintesi additiva come la 4A o la FM 4B, ma anche i filtri ritardi per i riverberi, gli echi. E era, diciamo, strutturato in modo un po' differente rispetto alle altre, perché aveva diciamo, 4 micromoduli, un sommatore, un moltiplicatore, una wavetable e un'unità logica, che potevano essere interconnessi tra di loro. Questo qua è lo schema proprio, diciamo, fatto a mano da Peppino. E questa era la scheda. Considerate che era fatta tutto a mano, cioè, penso un po' di pazienza ci voleva.
Con questi quattro micromoduli si potevano fare i soliti 64 oscillatori che si potevano interconnettere, però c'erano anche 32 moltiplicatori e 32 sommatori per simulare sia i filtri sia i modulatori di ampiezza, 32 unità logiche, perché con queste noi potevamo fare il modulo, sample and hold, generatore di sviluppi, eccetera. 64 memorie delle funzioni tabulate, web table, e 32 timer. La frequenza di campionamento era di 16 kHz, che poteva essere moltiplicata per 2 o addirittura per 4. Aveva 24 bit interni e 16 bit per le uscite. Però, diciamo che Peppino si rese conto che ogni compositore aveva le proprie esigenze e quindi lui incominciò a pensare ad una macchina ancora più flessibile, che non fosse appunto, come ho scritto, cioè, soggetta al processo di rinnovamento della tecnologia, nemmeno però al pensiero, all'evoluzione del pensiero musicale. E quindi iniziò nell'80, cioè finì nell'80 la sua 4X, il primo modello della 4X, che fu diciamo, utilizzato da Pierre Boulez in Repond, di cui ascoltiamo un brano, una piccola parte. Qua è bello anche proprio la direzione di Boulez, proprio chiarissima. Strutturata. Come vedete, l'orchestra e i solisti erano 6 solisti, erano spazializzati nella sala. Solo i solisti erano elaborati elettronicamente e spazializzati secondo delle direzioni. Per esempio, qua il Glockenspiel, lo vedete, parte, l'elaborazione parte da questo speaker e fa questo percorso. L'orchestra non era elaborata e qui praticamente una sezione di come era ideato Repond. Nel frattempo lui fa un'altra scheda che si chiama 4I, 4I sta per Italia, perché il Centro di Sonologia Computazionale di Padova, in collaborazione naturalmente con l'IRCAM, chiede a Peppino la realizzazione di questa macchina particolare e poi spiegherò perché. E che cos'era? È un processore 4C, però naturalmente potenziato e migliorato, è una specie di versione light del 4X, composta sempre su un'unica scheda di 22x23 cm con più di 150 circuiti integrati. Qui vediamo sia il fronte che il retro.
E come era architettata, aveva una unità funzionale, una memoria delle funzioni tabulate, una memoria dati e una memoria degli indirizzi. Naturalmente l'unità funzionale, l'entità in principale appunto era l'ALU, che serviva per fare operazioni aritmetiche e logiche e quindi memorizzava il risultato, cioè prendeva il risultato nei registri di ingresso e li memorizzava nei registri di uscita. La velocità di questa macchina era data anche dal fatto che era diciamo, pensata in, secondo una struttura in pipeline. Penso che voi sapete già meglio di me che pipeline praticamente tutte le istruzioni venivano fatte in parallelo, non in sequenza. E quindi se poniamo il caso, la prima istruzione, ecco questa di sopra, è in sequenza. La prima istruzione veniva fatta dopo 5 millisecondi. La seconda dopo 10, la terza dopo 15, la quinta dopo 25 millisecondi. In pipeline invece, tranne la prima che viene fatta dopo 5 millisecondi, le altre venivano fatte dopo 1 millisecondo, una specie di catena di montaggio per le macchine, ci troviamo a Torino, quindi. quindi vedete bene che per fare la quinta istruzione ci volevano 25 millisecondi, mentre invece in quest'altra struttura ce ne volevano soltanto 9. Con la 4i era possibile simulare le altre schede, la 4a, 4b, 4c, cambiando, sostituendo quindi la ROM, oppure naturalmente inventandone di nuove, bastava sostituire la ROM. Ma ecco, come dicevo prima, questa macchina è stata inventata soprattutto perché ci fu una richiesta di Luigi IX, altro grandissimo compositore italiano del Novecento, per la sua composizione Prometeo, tragedia dell'ascolto, e una composizione che all'epoca ebbe dei costi stratosferici, circa 2 miliardi di lire dell'epoca. Questo perché? Vabbè, i testi erano a cura di Massimo Cacciari e la prima rappresentazione ci fu proprio a Venezia, nella chiesa sconsacrata di San Lorenzo, dove venne ospitata questa famosa arca costruita da Renzo Piano. Quest'arca, che era sospesa, come vedete qui, dal terreno, prevedeva tutto, diciamo, una serie di altoparlanti distribuiti sia all'interno sia all'esterno dell'arca e il pubblico immerso in quest'arca ascoltava, non a caso lui ha detto tragedia dell'ascolto, perché lui intendeva l'ascolto come non un universo, cioè ecco, io in questo caso sono io l'universo che parlo a voi, lui intendeva l'ascolto come un multiverso, cioè da tutti i lati noi possiamo ascoltare. E l'arca era fatta in questo modo, cioè praticamente in queste, chiamiamole insenature, erano inseriti i musicisti che appunto suonavano e quindi anche l'ascoltatore che si trovava per dire qui aveva una sensazione differente rispetto all'ascoltatore che si trovava da quest'altra parte, perché magari l'esecutore stava alle spalle, però sentiva il suono attraverso l'altoparlante. Pure uno vedeva che stava suonando il musicista, ma non sentiva il suono, lo sentiva dall'altra parte. Cioè, è fatto un poco in questo modo, l'idea era, diciamo, della spazializzazione del suono molto diciamo, come esperienza artistica. Quindi lui dice appunto per rieducare all'ascolto. E ho trovato un filmato, duri a pochi secondi, dove Luigi IX parla proprio di questo. Qua ci sono delle prove stesse proprio di Prometeo. Come è possibile percepire veramente varie qualità di suono? Questo è fondamentale per me, parlare della qualità, non tanto della sostanza del suono. Tipi di suoni, tipi di arrivo, di partenza, come si sente questa specie di ostinato di una sirena lontanissima che continua. Alle volte quando c'è la nebbia, ci sono le varie campane che segnano le isole e c'è come un don, don, don continuo e si vengono a creare dei campi sonori di una magia senza fine.
quando sento parlare di forme o di strutture che si vengono date, si vengono determinate, istintivamente sono contro. Sono molto di più in questa scoperta che mi sta, per caso che mi è capitata a Toledo. Caminantes, non hai cammino, hai che camminare. Non so se c'è il tempo, vabbè, avevo preparato anche un piccolo estratto dove si sentono appunto delle trombe, cioè dei tromboni e delle tube che poi innescano dei suoni di campana. Un po' più avanti magari. È quasi al limite a volte del silenzio, eh. Naturalmente non è che abbia tanto senso ascoltarlo così, bisognerebbe stare nell'arca. Allora, andiamo avanti. Qui possiamo vedere il listato di controllo della 4X, che era inserita in un sistema un po' più grande chiamato appunto Sistema 4X. Era basato quindi su una tecnologia modulare e che ebbe notevole successo perché aveva delle prestazioni eccezionali per l'epoca, circa 200 volte superiore a quella di un personal computer di quei tempi, e anche per la sua flessibilità di utilizzo. Ma cosa più importante, perché è stato fondamentale, perché è stato utilizzato da tantissimi compositori, non solo classici, prima avete visto una foto con Frank Zappa, e ne fecero tante composizioni con questa 4X e con le sue schede comunque in generale. Questa è una piccola parte, diciamo, delle composizioni fatte con le schede di Peppino Di Giugno. E com'era fatta la 4X? La 4X aveva 8 processori chiamati 4U che servivano per il trattamento del suono. Ognuno era programmabile in modo separato e però potevano essere interconnessi. Poi c'era una scheda memory buffer per leggere o scrivere i suoni su un disco esterno. C'era un'interfaccia con il PDP, la scheda 4IC, e poi una scheda di controllo per tutte le 10 schede precedenti, che conteneva appunto la logica per interconnettere queste 10 schede, 256 timer, 16 canali d'ingresso e 16 canali d'uscita. Qua ho fatto una semplificazione, diciamo, della differenza sostanziale tra la 4C e la 4U. La 4C, naturalmente, la cosa più importante, qua vediamo che c'era la ROM, mentre invece qua avevamo una memoria RAM. Poi anche il sommatore poteva reimmettere la somma direttamente senza che doveva ogni volta leggere e mandare i dati in memoria, e come pure il moltiplicatore. Questa poteva essere usata sia per esecuzioni musicali, sia elaborazioni sonore, sia per registrazioni digitali, e poteva essere adatta a svariate tecniche di sintesi e di analisi. E qui una piccola cosa, cioè la 4X che si autopresenta, cioè la voce attraverso la 4X stesso. Cam, il processeur numérique de signal en temps réel 4X vous parle. Conçu pour des applications sonores et musicales en analyse et synthèse en temps réel,
Je suis capable de toute technique de synthèse sonore, synthèse additive, soustractive, analyse et synthèse par prédiction linéaire sur 20 coefficients en temps réel. Quindi nel 84 ci fu una seconda versione aggiornata e utilizzata lo stesso da Boulez, che fece una revisione, come al solito, perché lui diciamo, tendeva sempre a revisionare le sue opere, di Repons, perché ci volevano diciamo, un numero di trasformazioni 6 volte maggiori rispetto a quello che era la prima versione. Adesso qua succede una cosa un po' particolare. Mentre prima i musicisti, diciamo, tra virgolette, rubavano i, diciamo, gli strumenti nei centri tipo di fonologia oppure i centri istituzionali, con la scheda 4X, visto le sue potenzialità, succede il contrario. Adesso è l'industria che viene dai musicisti per rubare, tra virgolette sempre, le schede. Tanto è vero che la Sogitech, che faceva i simulatori di volo, acquistò proprio il brevetto della 4X, simulatori di volo per i piloti dell'Air France. E perché? Perché in sostanza questi simulatori di volo mancava il suono. Quindi i piloti dovevano avere anche diciamo, l'orecchio allenato. E quindi attraverso la Sogitech inizia proprio la commercializzazione della 4X. Altra cosa importante, anche il programma Max MSP, che è attualmente anche uno dei software più importanti per la composizione musicale, viene utilizzato per la prima volta anche con la 4X, con il processore 4X. Dopo l'84, anzi già nell'83, perché si rileva da una conferenza che lui ha fatto, lui dice appunto che bisognava fare un processore con i calcoli in virgola mobile, perché così erano più performanti rispetto ai calcoli fatti con la virgola fissa. E quindi iniziò a ideare la 5A, ma questo rimase solo un prototipo e non venne mai realizzata. Tutta una serie di motivi, tra questi perché naturalmente non si poteva più fare le cose a mano, ci volevano diciamo, dei centri per la produzione di microchip e l'IRCAM, essendo gestita da un ente non industriale ma dal Ministero della Cultura, giustamente non poteva fare un investimento così grosso per attivarsi e quindi per la costruzione della 5A. Qui vediamo appunto Peppino di Giugno con Frank Zappa, con Pierre Boulez e con Luciano Berio. E quindi vi saluto, ma la storia non finisce qui, perché Peppino ha continuato a fare le sue cose, ha fatto altri processori, è andato avanti, ha fatto altre cose. E non finisce qui perché spero che anche per me non finisca qui. qui praticamente c'è, non so, penso che tutti quanti conoscono le scienze, dove appunto fu illustrato il lavoro di Boulez, ma contemporaneamente anche il lavoro fatto da Peppino di Giugno, qua lo vediamo insieme con Claudio Abbado e Berio, e qua con me. Grazie.